Ciao ragazzi, io sono Alessandro, sono istruttore di calisthenics e personal trainer. Oggi ti voglio parlare di una scheda tipo nel calisthenics rivolta in particolar modo a chi si approccia a questo sport, a chi sta cominciando. La scheda tipo di calisthenics ovviamente è una scheda full body, quindi andiamo ad allenare tutti i gruppi muscolari e andiamo a fare un lavoro anche su qualcosina che riguarda la tecnica. Per esempio, una volta scaldati per bene possiamo utilizzare una seconda fase che può essere come un post riscaldamento per andare ad iniziare ad approcciare la verticale, che è un esercizio che più alleniamo e più miglioriamo. Quindi questo può completare, se così si può dire, il nostro riscaldamento. Dopodiché passiamo a delle tenute. Passiamo alle tenute che sono quelle, diciamo, fondamentali nel calisthenics e possiamo lavorare con un modello di Tabata, quindi 20 secondi di tenuta e 20 secondi di recupero su due esercizi alternati che sono la barchetta e la planche lean. Una volta fatti questi due esercizi possiamo entrare invece nel vivo dell'allenamento vero e proprio, quindi andremo a cercare degli esercizi adeguati al nostro livello su numeri di ripetizioni che possono variare tra gli 8 e i 12 e che vadano a interessare la tirata, la spinta, l'addome e le gambe. Quindi per esempio possiamo lavorare sui chin up, possiamo usare una variante agevolata per esempio con l'elastico, andiamo a lavorare sui push up a terra. Se ci risultano troppo difficili su questo numero di ripetizioni possiamo usare anche la variante facilitata sulle ginocchia. Mettiamo degli squat che possiamo rendere più o meno difficili a seconda della zavorra che utilizziamo e un esercizio di addome, come per esempio i sit-up. I sit-up ce ne sono un'infinità, ma oggi ti propongo questa che stai vedendo. Questo tipo di allenamento io ti consiglio di eseguirlo almeno 3 volte alla settimana. Non andare a cedimento, quindi non devi arrivare agli ultime ripetizioni tirate alla morte, cerca di risparmiarti un po' per riuscire a curare al massimo l'esecuzione e cerca di migliorare sempre nell'intensità settimana dopo settimana. Io sono Alessandro, sono coach di calisthenics e personal trainer e sono specializzato nel seguire, affiancare i beginner, perché sono una categoria molto molto delicata e sfidante, soprattutto per chi è davvero agli inizi. Ci tengo particolarmente a questa categoria, cioè a chi si approccia alla disciplina del calisthenics partendo da zero, perché io ho cominciato questa disciplina a partire dai 30 anni, ne ho 37 e mi sono appassionato al punto che sono diventato personal trainer, istruttore e fondatore delle palestre calisthenics Torino. Che si può tagliare, che si può fare. Infatti per molti, per la maggior parte delle persone, la difficoltà maggiore è proprio quella di iniziare, di innestare l'abitudine dell'allenamento, e questa cosa, oltre al programma di allenamento, quindi quello che devi fare nello specifico e nel pratico, va affiancato proprio a un modello che sia sostenibile, soprattutto nella fase iniziale, che è quella più a rischio di cedimento, diciamo, che molti lasciano perdere. Ringrazio Claudio per avermi ospitato sul suo canale, i miei riferimenti li trovi qua sotto in descrizione e ci vediamo alla prossima. Ciao!